Con la fine del lockdown sono ripartiti i lavori per la riqualificazione della centralissima via Diaz a Surbo. In tanti cittadini però hanno sollevato delle perplessità sulla bontà dell'opera in termini di accessibilità. La preoccupazione è stata immediatamente raccolta da Martina Gentile dell'associazione La Svolta, che ha però sottolineato il timore della cittadinanza, soprattutto per le persone diversamente abili, che potrebbero trovare importanti difficoltà nel percorrere quel nuovo tratto di strada. Qui su questa strada particolarmente trafficata, centralissima nella città di Surbo, si sta rifacendo un marciapiede dove però sono emerse, anche a detta dei residenti, particolari anomalie. Sì, sono emerse delle criticità rispetto alle quali abbiamo chiesto rassicurazioni tanto all'ufficio tecnico quanto ai commissari prefettizi, in quanto temiamo che possano sorgere degli ostacoli rispetto al passaggio dei pedoni sui marciapiedi, dal momento che le aiuole che sembrerebbero siano state tracciate potrebbero in realtà costringere il pedone o a scendere o a fare la gincana, cosa che peraltro è già accaduta in passato, per cui vorremmo assolutamente evitare che fondi pubblici vengano spesi per creare qualcosa che anziché agevolare il flusso, insomma, lo ostacoli.